Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere il segno del leone, vediamo l'oroscopo. Guardate anche il vostro ascendente e vediamo un po' per il leone qual è l'energia principale, l'energia generale. Un po' vediamo come vi sentite, cosa state passando, cosa state attraversando per voi del leone. Qual è l'energia attuale? Vi ricordo anche che questo video è valido dal momento in cui lo guardate e non segue la data che ho pubblicato questo video. C'è un fante di spade, quindi abbiamo tutti i segni d'aria coinvolti, l'acquario, gemelli, la bilancia. Vedo che siete energia di curiosità. Siete curiosi nel capire, nel scoprire, nell'entusiasmo, volete approfondire qualcosa. C'è anche una regina di bastoni. Qua c'è anche il segno dell'ariete, parla di determinazione, di gioia, passione. Quindi siete curiosi nel scoprire, nell'approfondire qualcosa che vi appassiona. Potrebbe essere anche magari per quanto riguarda lo studio, e abbiamo un cavaliere di bastoni, abbiamo tre personaggi. Qua è molto forte il segno anche del Sagittario, quindi tutti i segni d'aria, Ariete, Sagittario, ma anche Leone, visto che parliamo del vostro oroscopo. E vedo, visto che questa è la vostra energia, vedo che voi siete impazienti di fare qualcosa, di mettere diciamo in atto questi vostri pensieri. Avete delle idee brillanti che volete realizzare in maniera molto veloce. Vedo anche che c'è molto coraggio, molta impulsività. Vediamo un po' cosa accadrà al segno del leone. Sono gli eventi che potreste verificare. Qua si era girata la carta, ma penso sia proprio questa. Abbiamo un'altra carta di corte, il cavaliere di spade, fondo mazzo, di nuovo la regina di bastoni. Allora, molto forti, molto molto forti, appunto, tutti i segni d'aria, tutti i segni di fuoco. Qua veramente vedo una determinazione nel superare qualunque tipo di ostacolo. Voi siete sicuri di quello che fate, siete ambiziosi e vedo che voi riuscirete, grazie alla vostra determinazione, a superare qualunque tipo di ostacolo, qualsiasi situazione c'è. Vediamo ancora che cosa accadrà. Segno del leone. Abbiamo il carro, un arcano maggiore molto molto importante, e un cavaliere di denari, quindi un'altra carta di corte con un arcano maggiore. Qua quello che mi dicono è che praticamente voi, appunto, sempre grazie alla vostra determinazione, riuscirete a fare, a pianificare, e grazie appunto anche, come dicevamo prima, a queste idee brillanti, a pensare, a dire, a fare le cose in maniera perfetta. Vedo che siete dei perfezionisti, volete fare le cose fatte bene e che rimangano, quindi volete che tutto quello che fate ci sia un senso. Vedo che andrete assolutamente avanti, ci sarà qualcosa di nuovo che voi volete creare, come abbiamo visto, e può riguardare qualunque ambito, può riguardare, non so, può parlare di uno spostamento, di un cambio di lavoro, di un cambio di casa, di questioni a livello magari materiale, lavorative. Qua vedo ampi aspetti.
Vediamo ancora una carta per il segno del leone. Ok, questa vuole proprio scappare e abbiamo la ruota della fortuna. Un altro arcano maggiore e un'altra ancora. Abbiamo il papa. Quindi io vedo che per voi ci sarà un cambiamento drastico. Voi seguirete le regole e grazie a questo riuscirete a cambiare degli eventi, proprio a trasformarli. Vedo proprio dalle stalle alle stelle, no? Quindi si passa da un evento che, come dire, sale e scende, qualcosa del destino che forse doveva capitarvi, ma queste carte vi stanno dicendo che state risalendo, quindi tutto andrà a risolversi. Vediamo ancora cosa dicono le sibille per il segno del leone. Concentratevi, fatemi sentire la vostra energia e vediamo. Ok, e sono uscite tutte. Abbiamo un uomo e una donna. Guardate, siete esattamente voi, persona falsa. Allora, mi viene da dire che voi siete circondati da qualcuno che vi dice delle bugie, magari la persona che ha detto delle bugie è proprio, diciamo, il vostro partner, perché qua abbiamo la carta di corteggiamento, abbiamo il maschile principale e la femminile principale, quindi parla di voi, che tu sei donna, che tu sei uomo, questo parla di te e della tua controparte, quindi del tuo partner o comunque, se non sei in relazione, della persona alla quale stai pensando. Qua c'è proprio la carta del corteggiamento, quindi vedo proprio che, allora, io provo a dirle un po' tutte, poi ovviamente dovete girarle voi al vostro caso. Vedo che, allora, se qualcuno vi ha messo il bastone tra le ruote e vi ha separato, c'è assolutamente un riavvicinamento. Per altri di voi vedo proprio un'altra situazione, nel senso, c'è un'altra persona che sta cercando di corteggiare il vostro partner e sta cercando di tirarsela a voi. Ecco, ed è quindi forse per questo che le carte ti stanno dicendo non ti preoccupare perché tutto cambia, e se questa persona si è allontanata magari per andare dall'altra, ritorna dall'altra o dall'altro. Insomma, qua le carte sono molto, molto chiare. E tra l'altro mi viene anche a dirvi che per qualcuno di voi, forse il vostro partner, dovete stare un po' attenti, che magari vi ha detto delle bugie, o magari c'è qualcuno che sta dicendo delle bugie a te sulla tua persona, o alla tua persona sta dicendo cose negative su di te. Dovete sapere voi di chi sto parlando, se lo sentite risuonare, ecco, fate attenzione. Vediamo un po' i sentimenti per il segno del leone. C'è la carta di tossico con litigi, quindi probabilmente questa carta di tossico mi viene come se questi litigi siano frutto di qualcosa di non vostro, cioè probabilmente c'è qualcun altro che ha messo zizzania, perché forse tra di voi tutto andava bene, ma questo non si parla solo di amore, può parlare anche di lavoro, può parlare di qualunque tua vicissitudine, nel senso c'è una situazione nella quale qualcuno si è intromesso, che qualcuno abbia parlato male, che qualcuno abbia fatto la bella faccia, cattivo gioco, e quindi abbia messo un po' di zizzania. Qui sotto ci sono dei segreti, quindi sì, questa cosa tu non la sai, quindi qua ti dicono di fare attenzione perché potrebbe esserci qualcuno che sta interferendo male nella tua situazione, qualunque essa sia. Vediamo i messaggi d'amore.
possono riguardare sia a messaggi che la persona vorrebbe dirti o messaggi che tu vorresti comunicare. Quindi diciamo un po' messaggi d'amore per il segno del leone. Io non mi caso l'interpreto, in entrambi i casi qua ce n'è tantissime. Un'altra chance, quindi o tu o l'altra persona vorrebbe avere un'altra opportunità. Qua sono veramente tanti, Mi manchi, quindi a te manca tanto una persona e manchi tanto a questa persona che stai pensando. Ti sto per mandare un messaggio, ovviamente se non siete in comunicazione dice che o te sei intenzionata a mandargli questo messaggio o che comunque l'altra persona vorrebbe iscriverti. Non riesco a chiudere. Vedo che qua c'è proprio una situazione dove non si vuole chiudere, quindi nonostante ci siano stati dei litigi, non c'è la voglia di chiudere, sono confuso, c'è una persona che è confusa ancora. Ti ho mentito, so che sto rischiando di perderti e voglio andare oltre, ok? Vediamo un po' il consiglio che verrà qui per voi del leone. Qual è il consiglio degli oracoli? Abbiamo la carta di fare centro, bersaglio. Quindi stai andando nel verso giusto grazie alla tua determinazione e avrai questa seconda occasione, quest'altra chance. Numero 7, numero 3. Vediamo la risposta degli oracoli. Fidati. Ok, adesso concentrati e fai la domanda che abbia come risposta un sì o un no. Vediamo qual è la risposta alla domanda per il segno del leone. Qual è? È un grande sì, è un grande sì. Ti consiglio di guardare anche il ascendente. Lasciami un like se ti è piaciuto il video. Ci vediamo presto in un prossimo video.